Ragazzi, facevamo i fabbri, uno dei mestieri più disgraziati, perché? Perché si doveva lavorare il ferro e produrre Oggetti agricoli? oggetti agricoli, ma non proprio oggetti agricoli pronti per l'uso. Noi avevamo, si andava ai mercati dopo vendere questa roba. Ad esempio, voi ci facevate i ferri per il giogo, no? Per il giogo. Il Sì, giogo. è il gioco. Come si chiama in dialetto il giogo? Ah, è il gioco. Il giogo, sì. È I il gioco. ferri, e dopo l'agricoltore, tutta la parte in legno, se la faceva Sì, lui. ecco questo qua, era il nostro privilegio. Facevamo questo lavoro, ma non solo il lavoro. Dopo facevamo i denti per l'erpice. L'erpice era di Sì. legno. Ah, è tutta la parte di legno. E loro si arrangiavano a fare l'erpice. La punta Sì, sì, e sì. la Sì, testa si incalcava, che nel legno. diventasse più grossa, in Sì. modo che sul legno, Non usciva. un po' caldo, che bruciava un pochettino, in modo che non rompesse da fare, L'erpice. e andava giù perché ogni dente aveva 12 tagli, ognuno 3 tagli da una parte, 3 dall'altra, sono 4 angoli. E loro dovevano andare giù là perché altrimenti incominciavano Vibrare, a sì. vibrare e non andava bene. Ma tutta la parte in legno se la faceva l'agricoltore o andavano a E chiamavamo falegname? a ropegare, no? A ropegare, sì, per fare a Ropegare. ropegare i ferri facevo altri, ma il legno chi c'è che E il legno procurava? e il falegname. Ah, c'era il E il falegname. falegname interveniva loro Non si con... vendeva a ropegare completa. No, e quasi tutti si arrangiava perché il falegname ce n'era in abbondanza. Ah, non Da si noi ce vendeva. n'era 4 o 5 che lavorava Adesso invece e nessuno si fa niente, tutti quanti pronto all'uso adesso. beh, adesso le cose si cambiano, non da Sì, giorno a notte. da giorno alla mattina, insomma, si dice. Quasi tutta un'altra cosa. Adesso gli erpici rotanti, sì. Erpice rotante vuol dire Sì, che e ora. gira tramite una trasmissione Sì, siamo stati adesso. Vediamo meccanica. il passaggio, proprio il passaggio dal mondo agricolo al mondo industriale, no? Allora voi facevate i ferri per i giochi e L'erpice, per piccole attrezzature agricole tipo a ropegara, che era l'erpice, no? sì, L'erpice. E esatto. poi i ferri anche per i cavalli, non so, no? No, i ferri per cavalli no, perché bisogna fare le ferramenta del zoo. Noi eravamo impegnatissimi. Eravate già impegnati con quel lavoro Sì, lì. perché dopo si andava al mercato Ma c'era richiesta di questi e prodotti? facevamo 6 mercati alla settimana. Porco C'era richiesta di questo prodotto dei ferri? cane, porco cane. Si Quello vendeva? lì mi faceva vivere, insomma, Ah, quello lì. solo i ferri per il gioco e le punte per gli No, ma erpici. dopo c'era anche il timoseo, che avevo qui in mezzo, Il timone. che andava Salute, sulle rughe, era sì. l'arco, Sì, sulle rughe, e sì. Sì. stava là, e si metteva insieme i dobessi, i dovacco, i dobò, e dopo in fondo c'era un gancio, Sì. con le catene, una da una parte e una Ah, dall'altra, e il facevate anche le gancio. catene, facevate tutto Le voi. catene no, le catene le Si comprava, compravamo, sì, comprava, sì. E compravamo dove venivano prodotte le catene? le Venivano da. catene. E ragazzi, le catene non abbiamo mai visto fabbrica di catene. Le abbiamo trovate dai magazzini grossi che le teneva. A Villanova dove era il No, magazzino? no, no, le catene venivano fatte più che altro nella zona Lombardia. Eh Dove c'era la siderurgia più avanzata. sì, lì c'era un'attrezzatura anche per il filo di ferro, per la rete Macchinari. metallica, tutta quella roba là. Allora, facevate questa ferramenta, chiamiamola ferramenta, per attrezzare il bestiame da tiro. Si Bestiame faceva da. qua a Foiama. Bisognava sempre menare a foia perché il fuoco restasse vivo per poter lavorare il tuo ferro. Avevate la fucina allora, la Eh sì, fucina, per sì. E forza, come vedo, se il no. carbone dove venite a E lo trovare? compravimo. Ah, Era carbone. dei magazzini apposta che compravimo. Comprovate il Finì carbone un mucchio, me ne comprai un altro muccetto e e comprovate il buona forza. ferro, tutto. Allora, uno dei progressi. Scusate.
Salute. Il primo lavoro fatto bene dal sottoscritto, perché mio papà, mio zio, mio fratello, gli erano tutti buoni a niente. Gli erano buoni battere ferro, però qualcosa di extra. Uscire dal seminato, vede sempre la stessa roba, sono tutti i giorni. Allora, si capita che mi ero al marca a Campo San Piero e che era un cordaro. Un cordaro che io che si era rotto il motorino, cioè la scopa elettrica, che era a quel tempo c'era al mondo la scopa elettrica. Aspirapolvere? Aspirapolvere. Già c'era aspirapolvere. Sì. Allora, dammi un mica il motorino. E il mio guadagno da 20-30 fischi, non so, una roba così. Allora, da quella volta là, perché a corrente elettrica dopo la guerra, da noi hanno fatto un impianto con i fili di alluminio, perché la rame non ce n'era. Costava tanto rame, sì. E allora la corrente era misera, non si poteva operare tanta. Si dava un kilowatt per famiglia, un attimo. Metti un kilowatt, ma però... Sì, sì. Salute, salute. Direi che avevo un mese poi. Mi, quel motorino là, sono riuscito a fare una ventolina con la rete, con la lamiera, zan 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 zan, applicavo il paranetto, in vidacqua vita, un sopportino all'esterno, e da quella volta là non devo più menare il manico, e lo abbiamo fatto andare con il motorino elettrico. Caspita, ah, della ventola dava aria alla cucina? Eh sì. Bravissimo, complimenti. Esatto, ho cominciato là, mi... è stato proprio... E dopo mi sono fatto una trancia per tagliare la lamiera, la lamiera da 3 mm. Più avanti, siccome che fare i denti dell'erpice bisognava battere col scarpeo tante volte, tan, tan, e tan. E dopo pianetto ci veniva il terreno e dopo bisognava incalcarlo bene, perché dopo che ti rompi ci lavorava tanto per niente. Allora mi viene in mente di fare una trancia, che il ferro lo dobbiamo tagliare in un colpo solo, tac, e si è finito. Ho fatto una trancia, ne ho fatte due, perché dove mi hanno prestato le attrezzature per fare la trancia, noi ti autorizziamo ad operare la nostra officina, che è per Ronda Villanova, quello dei pozzi artesiani. E ho lavorato 6 mesi. E ho fatto 2 trance. Questa trancia un po' l'ho scimmiottata, un po' l'ho gestita io, che tranciava il ferro quadro e tondo fino a 22 mm. Beh, quella era la misura delle... E ora, poi veniva giù un altro trapezio, zoom, che era fermato dalle corsie che va giù, che mi faceva l'angolare e il ferro a T, mi faceva la lamiera fino a 1 centimetro di spessore. Caspita, un centimetro. Faceva tutto, però a mano. E allora anche là, però un po' alla volta. Questi sono stati i primi 2 attrezzi che hanno innovato l'officina sua, insomma, di famiglia. Sì.